E la funzione che vedete è questa: lo studio va completato in tutte le sue parti fino a determinare anche la derivata seconda. Funzione è questa: 7x più 2 più x log di log del valore assoluto di x. La scriviamo un attimo. Allora, ok, 7x più 2 più x log del valore assoluto di x. Dovremmo averla scritta correttamente. È importante scrivere correttamente perché se si sbaglia a copiare è già finito l'esercizio. Ok, perfetto. Cominciamo col dominio. Allora, per quanto riguarda il dominio, l'unico problema potrebbe essere il logaritmo, che sapete che è definito solo se l'argomento è maggiore di 0, quindi è un valore assoluto, sarà sempre maggiore di 0, tranne quando x è uguale a 0. Quindi il dominio di questa funzione sicuramente è R meno il valore 0. Ora vediamo le simmetrie. Ok, le simmetrie. Allora, di per sé potrebbe essere anche una funzione simmetrica. Vediamo, inseriamo il meno x all'interno della funzione e vediamo quello che succede. Diciamo che avrebbe potuto essere simmetrica se non era per questo più 2, che doveva diventare un meno 2, quindi sarebbe stata pari. Invece, in questo modo purtroppo non è né uguale a f di x iniziale e non è nemmeno uguale a meno f di x. Di conseguenza questo qua non è né pari e né dispari. Perfetto, a questo punto procediamo. Allora, il segno in questo caso non è calcolabile, ve lo dico subito, anche l'esercizio non lo richiedeva, ma vi faccio capire anche il motivo per cui non è calcolabile. Io voglio vedere a risolvere un'equazione di questo tipo, come fate? Cioè avete funzione lineare, un valore costante, più un prodotto fra una funzione lineare e un logaritmo. Questa qua si risolve col PC, per approssimazione col computer, ok? Quindi il segno non è fattibile. A questo punto andiamo a calcolare, cominciare con gli asintoti, a valutare gli asintoti. Allora, per quanto riguarda la verticale, l'unico punto candidato adesso potrebbe essere 0, per cui facciamo il limite per x che tende a 0 da destra e da sinistra, cominciamo col destra, meno 7 per 0 più 2, meno 0 più per logaritmo di 0 più alla fine. Ok, bene, allora il 7 va via, 7 va via, il 2 resta, diciamo, e ci troviamo 0 più per logaritmo di 0 più, che viene fuori, no? 2 meno 0 più per più infinito, che è una forma indeterminata, però per ordine di infiniti più velocemente a 0 la x rispetto al logaritmo che va a meno infinito, quindi viene 0. Di conseguenza il valore è 2. Quindi vuol dire che è semplicemente non ha la, cioè per 0 più non c'è l'asinto verticale, ok? Perché il limite tende a 2. Per 0 meno sostanzialmente la stessa cosa, meno 7 per 0 più 2 meno 0 meno per logaritmo di 0 più perché è un valore assoluto. E quindi questa parte per ordini infiniti viene ancora 0, questo qua se ne va via e viene 2 ancora. Ok? Vuol dire che la funzione in 0 non ha l'asinto verticale, molto semplicemente. Ok, adesso gli orizzontali, facciamo limite per x che tende a più infinito. Allora, abbiamo detto che abbiamo la funzione che... Allora, la funzione era 7x più 2. Qua abbiamo messo meno 7, ma non... scusate, tanto è la stessa cosa, eh? Cioè i calcoli sono gli stessi. Mettiamo però i valori corretti, tanto... Ok, era più, ma non cambia niente nell'esercizio. Ok, andiamo a vedere un attimo. Allora, la funzione iniziale è 7x più 2 più x. Ok, riscriviamo. Limite. Allora, 7x più 2 più x log del valore assoluto. Allora, ci troveremo più infinito, più 2,
più infinito per logaritmo di più infinito. Insomma, è una serie di somma di più infiniti, per cui viene più infinito. E qui dovremmo cercare l'assegnato obliquo a destra. Vediamo a sinistra, limite che tende a meno infinito, limite a meno infinito, più 2 meno infinito per logaritmo di più infinito, e quindi viene un bel meno infinito anche di qua. Bisogna cercare asintoti obliqui, va bene? Cerchiamo quindi asintoti obliqui, limite per x che tende a più infinito di 7x più 2 più x log del valore assoluto di x fratto x. Quindi viene 7 più 2 fratto x. Poi avremo più logaritmo del valore assoluto di x. Fatto il limite viene 7 più 0 perché è 2 fratto infinito, ok, fatto più infinito, più logaritmo di più infinito, che è più infinito, ci siete? E quindi viene ancora più infinito. Non ha neanche obliquo, cioè almeno non ha obliquo a destra. Vediamo adesso a sinistra se ha l'obliquo o meno. Scusate un po' l'imperfezione con le pagine, ma... Allora si parte dalla stessa cosa, quindi 2 fratto x più logaritmo assoluto di x che è uguale a 7 più 2 fratto più infinito più logaritmo di più infinito alla fine, perché c'è il valore assoluto, quindi diventa più infinito, no? Quindi ancora questo va a 0, resta 7, viene ancora più infinito. Quindi non ha neanche l'asintesi obliqui la funzione. Okay? Vediamo a questo punto le derivate. Allora, cominciamo con riscrivere la nostra funzione. Ecco una cosa importante, adesso che si fanno le derivate bisogna dividere la funzione in due, ricordate, perché abbiamo un valore assoluto. Quindi la funzione stessa, cioè, va divisa in due parti, a seconda che il valore assoluto, cioè x, sia maggiore di 0 o che x sia minore di 0, ve lo ricordo. E normalmente in quel punto, ma non è sempre così, per una buona percentuale di volte, in quel punto si ha, non si ha una cuspide, scusate il lapsus, si ha il punto angoloso normalmente in questi punti. Allora, dividiamo la funzione in due parti. Allora, quindi avremo 7x più 2 più x log di x, va bene? E 7x più 2 più x log di meno x. Ok, bon, perfetto. Cominciamo con la prima, la derivata prima. Avremo 7 più 0. Poi abbiamo il prodotto, quindi avremo 1 per log di x più x per 1 su x, quindi alla fine 7 più log di x più 1, ok, maggiore o uguale a 0, studiamo addirittura tutto, quindi abbiamo che log di x deve essere maggiore o uguale di meno 8, controlliamo di aver fatto corretto, ma va bene, 1 per log di x, più x per 1 su x, va bene, quindi viene 1, e quindi maggiore o uguale, quindi passiamo all'esponenziale, quindi x deve essere maggiore o uguale di e alla meno 8, ok? Bene, questo vuol dire che se rappresentiamo il nostro e alla meno 8, ricordiamo che siamo nella parte positiva, cioè x maggiore di 0, no? La parte negativa qua non conta, la funzione è crescente, quindi è positiva, dopo negativa prima, quindi è decrescente, crescente, quindi abbiamo un minimo in e alla meno 8, minimo relativo, vi ricordo, minimo relativo, meno 8. Vediamo adesso invece la derivata, l'altra, quella di questa qua la chiamiamo 1, questa qua la definiamo 2, quindi avremo 7 più 1 per log di meno x. E poi abbiamo più x per 1 su meno x per meno 1, quindi diventa alla fine più, diventa più 1, quindi alla fine avremo logaritmo di meno x che deve essere neo maggiore o uguale a 0, quindi maggiore o uguale di meno 8. Quindi ci troveremo che alla fine
meno x deve essere maggiore o uguale di e alla meno 8, ossia x minore o uguale di meno e alla meno 8. Ok? Controlliamo la funzione iniziale se l'abbiamo scritta giusta, ma va benissimo. Sì, perfetta. Ok? Quindi rappresentando, siamo nella parte, diciamo così, negativa, no? Questa parte non c'è, siamo a meno e alla meno 8, quindi prima è positiva, e dopo è negativa. Quindi positiva, negativa, abbiamo che in meno e alla meno 8 abbiamo un massimo relativo. Ok? Bene, adesso non resta altro che svolgere a questo punto la derivata seconda, cioè delle due funzioni. Vedete che ci siamo quasi, la funzione è quasi, lo studio è quasi finito. Allora, riscriviamo un attimo la derivata prima 1, che abbiamo visto che era, vediamo un attimo, cioè log di x più 8, quindi log di x più 8 la deriviamo 1 su x 0 maggiore o uguale a 0, resta 1 fratto x maggiore o uguale a 0, deve essere che x deve essere maggiore o uguale a 0. Quindi bene, allora questa è definita per x maggiore o uguale a 0, vuol dire che nel suo dominio di definizione è sempre positiva, cioè concava verso l'alto la funzione. Adesso vediamo derivata 2, cioè derivata della funzione 2, perdono. Allora l'altra era logaritmo, era 8 più logaritmo di meno x, quindi partiamo a riscrivere la derivata prima ovviamente, più 8. Adesso deriviamo, ok? Ci troviamo 1 fratto meno x maggiore o uguale a 0, per meno 1, scusatemi, per meno 1, quindi finisce 1 su x maggiore o uguale a 0, quindi x deve essere maggiore o uguale a 0, vuol dire che nel proprio insieme di definizione, che è la parte negativa, ve la ricordo, quindi non c'è nella parte positiva, è sempre negativa la derivata, quindi è concava verso il basso. Ok? Bene, adesso possiamo recuperare tutte le informazioni ottenute per disegnare la funzione. Ok, recuperiamo tutte le informazioni. Allora, metodo, non ha asintoti orizzontali, non ha in realtà asintoti verticali perché i due limiti erano uguali a 2, vedete? Ok, la funzione. Cambia concavità in, vedete che l'abbiamo detto che ha un minimo e un massimo, ok, relativo, vedete in e alla meno 8 e in meno e alla meno 8, poi è concavo verso l'alto in quel modo e concavo verso il basso nell'altro. Allora, nel disegnarla bisogna fare un po' di considerazioni che sono queste. Allora, disegniamo innanzitutto il grafico, no? I nostri assi coordinati, scusate, disegno un po' storto, non è che sia al massimo. Il nostro x, y. Abbiamo detto che sostanzialmente abbiamo in e alla meno 8, abbiamo qualcosa in meno e alla meno 8. Quindi andiamo un attimo a vedere cosa avevamo. Allora, avevamo un massimo relativo e un minimo relativo allora, massimo relativo era in un minimo in e alla meno 8, un massimo, quindi avremo, adesso non è che disegno, non calcoliamo il valore, però facciamo finta che siano più o meno alla stessa altezza. Abbiamo detto che questo qua è un minimo, ok? Allora, diciamo che probabilmente sarà una situazione, aspetta un attimo, e alla meno 8 è
un minimo perfetto, ok, quindi supponiamo che sia così. Allora, abbiamo detto che è concava, poi com'è? Allora è concava verso il basso, prima e verso l'alto, quindi in questa zona va, no, l'asintoto non ce l'ha, quindi sicuramente va a più infinito in questo modo qua. Non ha asintoti obliqui, non ha orizzontali e non è neanche verticale. Vedete che tende a 0 finisce a meno 2, cioè il valore della funzione è meno 2 e la funzione c'è in meno 2, quindi presumibilmente farà una cosa del genere, guardate. Vedete che è concava verso l'alto fino a 0, qua vale 2 la funzione, 2. Poi qua c'è proprio il flesso, qua flette, andrà verso l'alto, adesso io ho disegnato lì, ma il massimo deve essere più o meno in questo punto, e poi andrà a fare una cosa del genere. Okay? Quindi noi abbiamo il massimo max rel qua e il minimo rel in questo caso. Vedete che non ha niente, cioè va semplicemente a meno infinito e là va semplicemente a più infinito. Vedete che erano poi i risultati che avevamo avuto sostanzialmente, concavità verso l'alto da 0 più infinito verso il basso da 0 a meno infinito. Vedete che alla fine, ecco, voi dite ma perché non abbiamo trovato un flesso? No, il flesso c'è. Il flesso c'è e vedete che è proprio in zero. Se voi vedete le due, perché vedete che prima è concava verso l'alto, poi è concava verso il basso, no? Vedete chiaramente che la piccola imprecisione qua non può essere, sarà maggiore di zero, vedete, ecco, non posso, perché solo abbiamo un numero, sotto abbiamo la x. In questo punto qua purtroppo è una discontinuità. È una discontinuità della derivata seconda, ok? Però abbiamo anche visto che in effetti, nonostante non si possa calcolare la funzione, quindi in realtà il valore in 2 non c'è della funzione, era solo per farvi capire, vedete che in 2 non c'è, però i due limiti destro e sinistro sono uguali e hanno come valore 2. Ok, però è un punto che va escluso, noi gli mettiamo un bel pallino per indicare che comunque diciamo così, in quel punto la funzione non esiste, cioè la funzione è discontinua in quel punto, okay? È fondamentalmente discontinua. E per dirla anche tutta, in quel punto qua, possiamo anche verificare, che tipo di discontinuità della derivata abbiamo. Probabilmente ci sarà un flesso a tangente verticale, perché in effetti è un flesso questo, no? Vedete? È un flesso, cioè le concavità cambiano, lo vediamo direttamente anche qua dalle derivate. Quindi se voi fate i limiti, se cioè noi facciamo i limiti della derivata delle due derivate, cioè se voi fate il limite per x che tende a 0, 0 più, ok, della funzione positiva, quindi della derivata positiva, quindi era logaritmo di x più 8, ok? Vedete che viene un bel meno infinito, e se fate il limite per x che tende a 0 meno, cioè dall'altra parte del logaritmo di meno x più 8, vi viene ancora meno infinito. Quindi questo qua è anche a livello di discontinuità della derivata prima un flesso a tangente verticale. Perché questo? Perché i limiti delle due derivate per x che tende a quel numero che sospettavamo essere flesso, ok, dà due valori uguali dell'infinito, o meno infinito più infinito, meno infinito, se dava due valori diversi era una cuspide, se dava due numeri diversi fra loro, sarebbe stato un punto angoloso. Okay. Comunque nel punto in cui si dividono i valori assoluti esiste sempre una discontinuità della derivata prima, okay? Quindi è sempre uno dei tre casi, cioè o è un punto angoloso o è una cuspide o è un flesso a tangente verticale. In questo caso siamo anche accorti, anche disegnandolo ci si accorgeva comunque che qua c'era qualcosa di particolare, okay? C'è un flesso a tangente verticale. Quindi
In realtà, ok, il valore nonostante, farvi capire nonostante, non sia calcolabile il valore in modo elementare, facendo i limiti, vi viene che il valore della funzione in quel punto è proprio 2, ok?